Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Oggi voglio parlare con voi di Milk Makeup, il brand americano di make-up che è finalmente arrivato in Italia da Sephora nel corso delle ultime 3 settimane. So che è un brand che incuriosisce tantissime di voi ed era un brand che molti aspettavano di poter acquistare perché prima di questo momento in Italia non era possibile ordinarlo da nessuna parte. Anche il sito inglese Cult Beauty, che da qualche mese rivendeva il brand, non permetteva la spedizione in Italia, quindi insomma non c'era modo per noi di poter acquistare questi benedetti prodotti. Io possiedo due cose che avevo acquistato questa primavera negli Stati Uniti e poi ne ho acquistate altre 5 quando il brand è approdato da Sephora, appena era disponibile sul sito Sephora. Le ho acquistate finché ero in vacanza e da quando sono tornata li ho messi alla prova, li ho testati e oggi voglio raccontarvi un po' cosa ne penso. Prima di tutto, che brand è questo Milk? Allora, Milk Makeup è un brand recente, giovane, perché è stato fondato soltanto nel 2014 ed è un brand indipendente perché è posseduto dalle sue fondatrici e non fa parte di un gruppo cosmetico di una multinazionale come la maggior parte dei brand che conosciamo. Il brand appunto è stato lanciato pochi anni fa dalle 4 fondatrici di Milk Studio, uno studio fotografico con base sia a New York che a Los Angeles, ed è un brand nato con l'idea di creare dei prodotti di cui le consumatrici possano fidarsi e formulati con prodotti certi, con prodotti sicuri, con prodotti che non contengono parabeni, prodotti vegani e prodotti cruelty free, e dall'altro lato di dar vita a una linea cosmetica per donne indaffarate, per donne sempre in movimento, una linea di prodotti facili da utilizzare sia a casa che fuori casa, quando magari siete in viaggio, quando vi spostate da una parte all'altra della città, perché principalmente si tratta di prodotti in stick, quindi prodotti facili da applicare che si possono sfumare anche con l'utilizzo delle mani, non necessariamente con l'ausilio di pennelli. Nella linea è vero che tantissimi, che la maggior parte dei prodotti, sia di skincare che di make-up, perché Milk fa anche prodotti di skincare, sono in stick, ma ce ne sono anche altri come mascara, creme colorate oppure correttori che invece hanno packaging più tradizionali. Ma la gamma di prodotti disponibile ad oggi da Sephora non è completa. Quelli che sono disponibili sono una serie di prodotti in stick e il mascara, e tutti questi prodotti sono disponibili sia in formato full size che in formato mini size. Io non ho il mascara, ho soltanto i prodotti in stick e un primer che purtroppo non è disponibile in Italia, ma sappiate che questi sono i due formati disponibili: quello grande da 28 grammi e quello più piccolino da 7. Il formato full size classico ha dei prezzi che vanno dai 21 ai 22 euro in base al tipo di prodotto, mentre questi qui più piccolini hanno un prezzo di 12 euro. Trattandosi di prodotti in stick, vi assicuro che ci vuole un bel po' prima di terminarli. Quindi, a meno che non sappiate già che un prodotto vi piace, lo volete, lo userete tanto, io vi consiglierei di acquistare quelli piccolini, che nonostante siano molto piccoli, vi assicuro che durano un sacco. I prodotti full size sono venduti all'interno di questa confezione, di questo cilindro di plastica, del quale sinceramente non trovo il senso, mentre i piccolini, vai a capire, sono venduti all'interno di queste micro scatoline di cartone. Una cosa che mi manda veramente ai matti è il fatto che uno dei prodotti più venduti, più iconici del brand, ovvero il bronzer in stick, la terra in stick, non è arrivata in Italia e io mi mangio le mani perché non l'ho acquistata quando ero negli Stati Uniti. Non so perché, vai a capire perché non l'ho presa e speravo tantissimo che arrivasse, ma non è disponibile. Quindi incrociamo tutte le dita affinché anche il resto della gamma possa arrivare il prima possibile. Io adesso vi lascio al video, ma prima di iniziare non dimenticate, mi raccomando perché mi fareste felicissima, di cliccare qua sotto e di iscrivervi al canale. Come potete vedere, io adesso raccolgo i capelli. In questo momento non indosso nessun tipo di trucco sul viso, ho truccato soltanto gli occhi. Questo perché voglio applicare con voi i prodotti che possiedo in modo tale che ne vediate la resa, vediate l'effetto, la stesura e possiate farvi un'idea ancora più approfondita. Parto con il primo e unico prodotto di skincare che possiedo, che è la Cooling Water. Come dicevo prima, Milk è famoso anche
per realizzare i prodotti di skincare in stick. In stick esistono i detergenti, esistono tonici, esistono maschere e un sacco di prodotti che normalmente siamo abituati a vedere in forma fluida, in forma liquida. Di che cosa si tratta? Allora, praticamente, anche se lo vedete azzurro, è assolutamente trasparente, si tratta di uno stick. Ah, a proposito, questi coperchietti qui, questi tappini, si trovano sotto ad ogni tappo e servono per proteggere la formula in stick. Da un lato sono comodi perché riappoggiati sopra il prodotto evitano che si secchi con il passare del tempo, però dall'altro lato sono scomodi perché ogni volta dovete utilizzare l'unghia per toglierli e rischiate sia di grattare il prodotto con l'unghia, oppure rischiate anche che il prodotto rimanga appiccicato qui sotto, come mi è successo con i blush, poi vi faccio vedere. È uno stick rinfrescante e idratante per il viso, pensato per essere applicato sulla zona del contorno occhi, ma anche su tutto il viso, comunque dove avete bisogno. Questo è uno stick pensato per essere applicato prima del trucco e in teoria dovrebbe aiutare la zona delle occhiaie a prendere una sferzata di idratazione, ad essere un pochettino più viva, ad essere più rinfrescata e ad attenuare i gonfiori. In realtà questa cosa qui è totalmente inutile, non mi piace, cioè non posso neanche dire che non mi piaccia, perché non serve a niente, non fa assolutamente niente. Il bello è che l'avevo letto, me l'avevano detto, ma io lanciata, sparata, che ho dovuto comprarla lo stesso perché dovevo toccare con mano e guardare con i miei occhi. Questo è un prodotto che non vi consiglio nel modo più assoluto. Allora, è sicuramente fresco, quando lo applicate sulla pelle sentite la sensazione di freschezza, ma svanisce immediatamente, cioè lo stendete poi, lo sfumate poi con i polpastrelli, non dà nessun tipo di effetto, non dà nessun tipo di beneficio, non sento neanche la pelle particolarmente idratata e l'unica cosa che lascia è una sensazione di appiccicaticcio, essendo una formula in stick ma in gel, che è fastidiosissima. Quindi veramente non lo comprate, fate un favore a me, ma fatelo anche a voi stesse, lasciate perdere perché è inutile. Ho poi due primer. Il primo, del quale parlo molto velocemente, purtroppo non è disponibile in Italia ed è l'Hydro Grip Primer. Questo è un primer in gel dalla formula trasparente, formula molto sottile, molto fresca, e che ha un difetto che rappresenta anche il suo più grande pregio. Allora, questo dovrebbe essere un primer idratante e che aiuta il viso a mantenere l'idratazione nel corso della giornata, non disidratarsi anche sotto il make-up, e aiuta anche il trucco a durare di più. Allora, a livello di idratazione non ho notato niente di particolare. Sì, chiaramente è uno strato in più, quindi aiuta il viso, insomma, ad essere un pochettino più rimpolpato, a non seccarsi, però non ha le capacità idratanti di primer come ad esempio il primerizer di Smashbox o l'Hangover RX di Too Faced, per capirci. Però lascia dietro di sé un appiccicaticcio, una sensazione appiccicosa che, detta così, può sembrare fastidiosissima, e infatti un po' lo è, però che aiuta il trucco ad attaccarsi al viso, ad attaccarsi al primer e durare veramente per tutto il giorno. Quando applicate sopra il fondotinta vi assicuro che la sensazione di appiccicaticcio se ne va, in ogni caso è un appiccicaticcio leggero, non è una cosa tipo carta moschicida, però effettivamente il trucco poi rimane al suo posto per tutto il giorno. Questo qui invece, che io ho acquistato in versione mini size, è il Blur Stick Primer, che è un primer specificamente formulato per ridurre l'aspetto dei pori. La colorazione è universale ed è questo color ocra, e è un prodotto che va applicato sulle zone interessate appunto da pori dilatati, o comunque con una grana della pelle irregolare o con delle linee di espressione che voi volete andare a cancellare. Lo stick è abbastanza duro, si scalda dopo un po' a contatto con la pelle grazie al calore della pelle, e una volta che poi tornate a stenderlo, come sto facendo io adesso, è come se fosse sparito, non lo sentite molto, sentite una sensazione, una formula vellutata sotto le vostre dita. Non è una formula siliconica perché i prodotti di Milk non contengono siliconi, però l'effetto al tatto
è un po' quello del prodotto siliconico. Questo è un primer che non so se notate, ma ha immediatamente un effetto opacizzante sulle zone in cui lo applicate, però è un effetto opacizzante che io mi sono accorta svanire molto presto. Devo dire la verità, è un prodotto che non mi fa impazzire, perché nonostante di primo impatto appena applicato opacizzi immediatamente visibilmente la zona su cui l'avete applicato, poi nel corso della giornata la lucidità di quei punti comincia a venire fuori, comincia a vedersi, e in alcuni giorni, quando era un pochettino più caldo, ho avuto anche la percezione che il naso, comunque questa zona delle guance, della fronte, mi si lucidasse ancora di più rispetto a quando non applicavo, quando non applico questo prodotto. Quindi non mi ha convinta tanto, non so, c'è qualcosa che non mi convince. Io ne applico sempre un velo leggero, non ne applico tanto, perché spesso il primer, quando è applicato in quantità eccessive, produce l'effetto contrario. Non lo so, non mi convince al 100%. Di blush ne possiedo due. Questi in realtà sono i Lip Plus Cheek, e quindi sono stick che possono essere utilizzati sia sul viso, sulle guance, che sulle labbra. Le colorazioni che possiedo io sono Work, questo rosa antico polveroso, e Rally, che è invece questo rosa freddo, quasi ciclamino. Vi faccio vedere qui ciò di cui parlavo prima, ecco qua. Praticamente un sacco del prodotto mi rimane sempre appiccicato qui all'interno del coperchietto, una cosa che mi dà fastidio, però pazienza. A costo di trasformarmi in un clown, ne voglio applicare uno da un lato del viso e uno dall'altro, in modo tale che possiate vederli all'opera entrambi. Work è quello che avevo acquistato negli Stati Uniti ed è il mio preferito. Ora ve lo faccio vedere applicato. Non so se potete vedere, ma la formula è cremosa ed è luminosa, non è uno di quei blush in stick che lasciano quella patina opaca e vellutata che si trasformano in cipria, in polvere una volta a contatto con la pelle. Nonostante questo, però, si sfumano piuttosto facilmente, resistono bene e si settano. Non sono di quei blush in crema che rimangono con l'effetto appiccicoso e bagnato, insomma, che può non dar piacere, può non far piacere. Lo intensifico un po', così potete rendervi conto meglio del colore. Preferisco picchiettarli. Questo è un pennello a setole sintetiche di Real Technique, che funziona alla meraviglia con i prodotti in crema. E dicevo, preferisco picchiettarlo piuttosto che trascinarlo, perché trovo che il colore risulti più pieno, ma che allo stesso tempo si sfumi anche meglio. E questo è Work, come potete vedere è un rosa molto naturale. Da quest'altra parte invece applico Rally, che è decisamente più freddo e che, dico la verità, non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire non tanto per la formula, perché è simile all'altro, ma perché contiene al suo interno dei micro glitterini rosa e bluastri, principalmente rosa, che non mi piacciono, che alla luce del sole si vedono e non mi piace quell'effetto lì. Avrei dovuto prendere quello color corallo, ma non l'ho preso perché ho un sacco di blush in crema color corallo, li ho tutti color corallo, e quindi volevo cambiare e invece ho toppato. Sulle labbra invece applico Work, perché l'altro mi starebbe veramente da cani, ed ecco qua l'effetto. Vi dico la verità, sulle labbra l'ho provato un paio di volte, ma non l'ho più utilizzato perché ha una formula un po' troppo cerosa e scivolosa per i miei gusti e non mi fa impazzire neanche il colore. Però sappiate che in ogni caso, se a voi piace la formula e se vi piace il colore, questo è un prodotto che potete utilizzare sia sulle guance che sulle labbra. Per quanto riguarda la funzione blush, promossissimi. Work è uno dei miei preferiti di sempre, mi piace la formula, mi piace la sfumabilità, mi piace la tenuta, mi piace l'effetto, mentre con lui sono stata un po' sfortunata col colore, però vabbè ragazzi, questi sono gusti, la formula comunque è ottima. Gli ultimi prodotti che possiedo invece sono due illuminanti. Questo qui è l'highlighter nella tonalità Lit, che è l'unica disponibile, e che è questo. Guardate, di nuovo si è incollato sto cappuccetto, mi manda veramente al manicomio, e che è questo color beige champagne. Non fatevi ingannare però, perché adesso ve lo faccio vedere sulla mano, il colore
guardate qua, è molto più chiaro sulla pelle di quanto non sembri dallo stick. Dallo stick sembra un beige di media intensità, invece una volta steso sulla mano vi rendete conto che è piuttosto chiaro. Infatti secondo me rende al meglio sulle pelli chiare o medie, non tanto sulle pelli scure. Per applicare l'highlighter, che applico da questo lato, poi di qua mettiamo l'altro, uso i polpastrelli. Perché? Perché ho notato con diversi fondotinta e con diversi, insomma, prodotti sotto che applicare direttamente lo stick sul viso non fa altro che togliere e rimuovere i prodotti che avete applicato sotto, creando proprio lasciando un buco e si vede che il prodotto lì è andato via, c'è soltanto l'illuminante. Quindi il modo migliore per applicarlo, secondo me, è quello o di prendere un pennello a setole sintetiche e di picchiettarlo senza trascinarlo e di applicarlo poi così. A me sembra che l'illuminante, che comunque non è male, è un buon illuminante in stick, si fa fatica a trovarne e questo non è niente male, però mi sembra che rispetto al blush si setti meno e rimanga un pochettino appiccicoso. In ogni caso, non so se lo potete vedere, sulla pelle, come dicevo prima, è abbastanza chiaro, è molto luminoso, ma ha una luminosità sottilissima e leggera, non si vedono shimmer, non si vedono brillantini e a darvi l'effetto luce è più che altro la formula che lascia dietro di sé un effetto quasi glossy, quasi bagnato. Adesso che mi sono un po' sbiancata, mi sta meglio, ma 2 settimane fa con l'abbronzatura carica da ritorno dalle ferie si vedeva proprio la strisciata bianca e insomma mi rendevo proprio conto che era troppo, troppo chiaro per me. Per me lui è promosso, ma con qualche accorgimento, ovvero tenete a mente che la tonalità universale non è poi così universale, sulle pelli più scure può essere troppo bianco e non dare insomma un effetto molto naturale, e tenete anche a mente che la formula non si asciuga del tutto e rimane lì, lascia quell'effetto bagnato un po' glossy che si sente e questo potrebbe insomma non piacere a tutte, potrebbe dar fastidio. L'altro illuminante invece l'ho acquistato in versione mini perché ero un po' titubante. Si tratta infatti di un illuminante olografico, non di un illuminante normale. Io l'ho scelto nella tonalità Mars, che è questo pesca dorato, ma ce ne sono anche altri di più particolari, come il rosa o come l'azzurro, che hanno veramente un effetto olografico e particolare. Questo qui tutto sommato dà un effetto olografico leggero e anche se non pensavo mi piace tantissimo perché è particolare, però fino a un certo punto, insomma, è abbastanza contenuto come effetto. Ve lo faccio vedere qui, non so se riesco a farvi vedere. Sì, si vede. Allora, l'illuminante ha questo colore beige, ma ha questa luminosità rosata al suo interno e si vedono proprio questi due colori quando vi muovete, insomma, quando la pelle colpisce punti diversi del vostro zigomo. Devo dire che rispetto all'illuminante classico, questo olografico mi sembra avere una formula più sottile e più facile anche da lavorare volendo applicarlo direttamente con lo stick. Ma io, come vi ho detto prima, preferisco sempre applicarlo con le dita, con i polpastrelli, quindi ne applico un po' sulla punta e vado, come ho fatto prima, a tamponarlo qui sullo zigomo. L'effetto è quasi come di un blush luminoso perché la luminosità rosata, la pearlescenza dorata, si vede e sembra quasi, soprattutto se abbinato a un altro blush rosato, che abbiate applicato un topper luminoso invece che un vero e proprio illuminante. Non so se riuscite a vedere, penso di sì, l'effetto. Qui sicuramente è un effetto più luce, più bianco, mentre di qua si vede proprio, si nota proprio il tono rosato. Pensavo che questo prodotto fosse fuori dalla mia comfort zone, perché sapete che le cose, insomma, più particolari non è che mi facciano proprio impazzire, non sono proprio nelle mie corde, e invece è stata proprio una bella sorpresa. Riacquisterei questo, ma non questo, perché ne ho altri in stick, nonostante sia insomma non sia un prodotto malvagio, insomma non penso che ci fosse bisogno di aggiungerlo alla mia collezione. Invece lui, provo
a picchiettarlo un po' anche così. Invece lui era un prodotto che mi mancava, insomma, che con il quale mi sono trovata bene, col quale mi piace sperimentare un po', ecco, per cambiare. Prima ho mentito quando ho detto di non avere altri prodotti da mostrarvi, perché qui c'è anche il Kush mascara. Io sto filmando questa clip con 2-3 giorni di ritardo rispetto al resto del video che avete appena visto, perché sono stata in negozio, ho visto il mascara Milk, non ho potuto resistere, ho deciso di acquistarlo. Mi sono rivestita più o meno uguale, mi sono messa nella stessa posizione, ma come potete vedere rispetto alle immagini che avete visto fino a qualche secondo fa, non indosso il mascara. Il mascara che mi vedevate indossare fino a qualche secondo fa era quello di Nabla, non era quello Milk, ma adesso lo applicheremo assieme. Io l'ho acquistato nella versione mini size, l'ho acquistato in negozio, tenete a mente che i prodotti Milk disponibili in negozio sono esclusivamente quelli in mini size, mentre per quelli in full size dovete per forza fare un ordine online. Questo è il packaging, è in cartone argentato, la scatolina è una forma triangolare e questa è la confezione, molto pesante, è molto più pesante questo rispetto a un mascara normale, di grandezza normale, perché è in metallo. Lo scovolino, come potete vedere, è cicciottissimo, proprio come piace a me, per quello ho deciso di provarlo, ed è reclamizzato come un mascara super allungante, infoltente, volumizzante, di un nero estremo, e la formula è arricchita di olio di semi di canapa che dovrebbe prendersi cura delle ciglia, renderle più morbide e idratate e nel corso del tempo di trattarle, insomma di evitare che si rovinino. Sarò onesta, ma ho già utilizzato questo mascara nel corso degli ultimi giorni. Secondo me non niente di che. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, sapete che io ho un problema con il volume dei mascara, nel senso che cerco sempre un mascara che dia un effetto molto intenso, senza grumi, senza schifezze varie, che non coli, che non sbavi, però il volume mi piace bello intenso. Questo non lo fa. Anche se sto lì a lavorare per 2 ore e sembra, insomma, che io sia riuscita a costruire un volume decente, in realtà dopo poco svanisce, dopo qualche ora le ciglia si abbassano, si scaricano molto del prodotto e non mi piace tanto. Se cercate un effetto definizione, allungamento e un effetto naturale, questo potrebbe essere il mascara giusto per voi. Tenete a mente che è uno di quei mascara un po' tipo il Total Temptation di Maybelline, quello rosa, rosa chiaro che era uscito un paio d'anni fa. Anche questo è un mascara che lascia le ciglia morbide, non ingessate, ma se per caso vi capita, insomma, di toccarle nel corso della giornata, sentite che sono lì, belle, flessibili e non sono appunto immobilizzate sotto chili di mascara. So che c'è chi ama questo effetto, quindi è giusto anche dirlo. Ecco, direi che questo, quello che vedete, è l'effetto finale, l'effetto massimo che si può ottenere in termini di volume. Come potete vedere, è un mascara più indicato a lunghezza e definizione piuttosto che a intensificare o volumizzare le ciglia. Quindi, per i miei standard, e sapete che le mie aspettative sono altissime, non è niente di che, è un mascara che sicuramente terminerò, però che non ricomprerò, insomma, che trovo un mascara nella media. Però se vi piace questo effetto, se è quello che cercate voi, dategli un'occhiata perché potrebbe fare il caso vostro. Ragazze, questo è quanto. Questi sono tutti i prodotti Milk che possiedo. Non sono tantissimissimi, però insomma, ci tenevo a farvi sapere come mi sembrano, come mi ci sono trovata, in modo tale che possiate decidere se acquistare qualcosa piuttosto che qualcos'altro. Io spero tantissimo che arrivi la crema colorata, la skin tint, perché mi ispira tantissimo, e anche il bronzer in stick, perché mi mangio le mani per non averli acquistati. Speriamo che arrivino presto e che arrivi con loro anche tutto il resto della gamma. Fatemi anche sapere se voi avete provato altro rispetto a quello che possiedo, perché sono sempre curiosissima. Sapete che la voglia di provare nuovi prodotti qua non manca mai. Spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, non dimenticate di lasciare qua sotto un bel pollicione. E nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, mi fareste felicissima se decideste di cliccare su questo bottone con la mia faccia per iscrivervi al canale. Io vi mando un bacione grande e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!